Vasto la sfida al ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi è tra il sindaco uscente Francesco Menna, candidato del centro-sinistra, e Guido Giangiacomo, il candidato del centro-destra. Hanno prevalso sulle altre candidate a sindaco Alessandra Notaro, Dina Carinci, Angela Pennetta e Annarita Carugno. Il partito più votato dai vastesi è stato il PD, secondo partito in città Fratelli d'Italia. Alle urne si è recato il 64,32% degli aventi diritto contro il 68,57% di 5 anni fa, quando, era il 5 giugno del 2016, si votò un solo giorno. Anche in quella occasione si andò al ballottaggio e la sfida fu tra Massimo Desiati e Francesco Menna, che vinse ottenendo 133 voti in più rispetto al suo avversario. Nel corso della maratona elettorale di Rete 8, condotta dal direttore Carmine Perantuono e realizzata in collaborazione con il quotidiano Il Centro, ad intervistare nella città aragonese i candidati ed esponenti politici sono stati i colleghi Enrico Giancarli e Luca Pompei. Menna ha parlato di risultato straordinario e del rilevante successo ottenuto sui suoi avversari, mentre Giangiacomo ha detto di essere pronto a mettersi intorno a un tavolo a ragionare con tutte le forze politiche alternative all'amministrazione uscente su progetti concreti con l'obiettivo di riuscire a trovare punti di contatto. Indubbiamente un grande consenso, un ringraziamento di cuore alla città e ai cittadini vastesi che premiano il grande lavoro che si è fatto in questi mesi e in questi anni. Dati molto belli, dati che confermano la fiducia a una squadra, a un sindaco, continuare le opere che sono in itinere per concludere un grande ciclo fatto di lavoro, di buon governo, di speranza. Indubbiamente un risultato grandissimo, un amore straordinario da parte della città, diversi candidati a sindaci, quindi giustamente c'è stata anche una frammentazione del voto, ma è un risultato che ci fa indubbiamente sperare e ci lascia un grande affetto, una grande speranza indubbiamente per il secondo turno. Contro l'amministrazione uscente, noi vogliamo sostituire l'amministrazione uscente, una campagna elettorale tranquilla, abbiamo evidenziato i limiti dell'amministrazione uscente e abbiamo chiesto un voto per poterla sostituire e fare meglio. È stato anche un centrodestra non del tutto compatto oppure sì? Ma no, il centrodestra era compatto, ci sono state delle persone che si sono candidate in liste civiche del centrodestra, ma il centrodestra era questo, quello che rappresentavo io, poi insomma anche nel centro-sinistra ci sono state persone che sono emigrate in altre liste civiche e addirittura componenti importanti sono andate nella lista della Notaro, quindi diciamo che si sono un po' divisi i rappresentanti del centro-destra e del centro-sinistra anche in liste civiche. Una domanda flash, chi conta di recuperare per la sfida al ballottaggio con il sindaco uscente? Cioè che tipo campagna elettorale farà nei prossimi 15 giorni? E tutti quelli che non hanno votato Menna, chiaramente. Altrimenti sarebbero candidati con lui. Anche voti da altre liste o da altri candidati, sindaco? E anche voti di chi si è candidato con Menna ma non ha più possibilità di riuscire, che parte sono anche voti di centrodestra che dovrebbero tornare da dove sono venuti.